Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Mi arrivano tanti pacchi, scatole, buste, bustarelle, prodotti, cose che compro, naturalmente, che mi servono per il lavoro, che voglio provare, che voglio sperimentare, e cose invece che mi mandano gli uffici stampa per poterli testare e poi parlarvene a voi. Un po' di tempo fa cominciai a fare questa rubrica dove mi arrivavano, dove aprivo gli scatoli che mi arrivavano. Però poi col tempo l'ho abbandonata, semplicemente perché non me ne arrivano tutti i giorni, ma mi arrivano sporadicamente. Allora ho deciso di registrare tutti i momenti quando mi arrivano i prodotti più importanti, le cose che compro che possono interessarvi, e poi montare tutti quanti insieme. Oggi mi è arrivato l'ultimo pacco di questa serie, che è questo, che viene da un ufficio stampa. Ma prima di mostrarvi questo, vi mostro tutto quello che mi è arrivato finora. Aggiornamento tecnologico delle luci, perché qua sta per cambiare un po' di cose e quindi facciamo un piccolo aggiornamento, perché penso che sia necessario. Queste luci che io in questo momento non penso siano delle migliori. Cosa mi sono procurato? Io in questo momento utilizzo dei fari, che sono dei softbox con delle lampadine a LED grandi, torsoli così all'interno, che provvedono a questa illuminazione, che tra le altre cose vedo un pochino scarsa. A cambiare un po' i tempi. Ok, ho deciso di fare un piccolo aggiornamento, specialmente delle luci, perché queste qui sono un po' scomode e un po' bruttarelle, mettiamola così. Io ho preso dei fari a LED della Neuer, economici, parliamoci chiaro, infatti vi lascio il link in descrizione del kit che ho preso, che comprende un faro da 100 LED, una cosa del genere, grossicello, con un caricabatterie e due batterie, perché oltre ad andare a corrente, questi qua vanno anche a batterie. Manuale, e questo qua è il faretto. Facciamo continuare questa rubrica dove mi arrivano cose. Io mi è arrivato questo pacchetto che ho dovuto per forza aprire perché aspettavo un po' di cose necessarie per il lavoro, e ho ordinato, perché mi servivano, queste che praticamente sono delle gelatine colorate della Neuer, molto economiche e molto interessanti, pagato una decina di euro in tutto, che possono essere messe davanti alle luci per poterle colorare, special modo davanti ai faretti LED che avete visto poc'anzi. Sono una decina di colori, sono 30 cm x 30 cm, sono molto interessanti perché costano poco, si buttano in una borsa, no, perché altrimenti si distruggono, però sono interessanti come prodottino da avere per fare delle illuminazioni colorate. Qualche esperimento lo faremo anche insieme. E poi in offerta su Amazon ho trovato una 64 giga SanDisk Extreme Pro. Di schede non se ne ha mai abbastanza, quindi appena trovo l'offerta prendo pizzico e me ne porto una a casa, perché tanto sono indispensabili comunque a prescindere. E il più veloce di voi vi regalo questo, il codice per poter scaricare la versione gratuita del software di recupero, c'è il codice sopra, quindi fate fermo immagine e prendetevelo. È un pacco un po' più particolare, perché sono andato a ritirarlo io, non mi è arrivato. Era un po' di tempo che avevo eliminato il secondo monitor dalla mia postazione, non so se da qua si vede, ma ne sento la necessità e avevo necessità di un monitor più piccolo, e ho trovato un portale online che vende prodotti di fine noleggio, quindi a costi molto più vantaggiosi, e invece quindi di comprare un monitor piccolo di fascia bassa, scadente, che costasse poco, ne ho comprato uno che costasse poco, ricondizionato, ma di marca. E quindi ho preso questo, nulla di chissà che, un 22 pollici full HD, interessante, e lo utilizzerò soltanto come secondo monitor. Penso che il primo botto lo facciamo insieme. E nella confusione più totale è arrivato un altro pacco. Confusione più totale che scoprirete molto probabilmente in un video che sto preparando. Poi capirete che tipo di confusione è e che tipo di video è.
Nel frattempo è arrivato un altro pacco che andiamo subito ad aprire. Questa per esempio è una cosa che ho comprato io. Quando si lavora nel nostro settore, quello digitale, una cosa di cui abbiamo molto bisogno è lo spazio di archiviazione, ma non solo l'archiviazione per poter lavorare, anche l'archiviazione per il backup. E questa è una soluzione che utilizzo per fare backup. Mi spiego. Il pacco dentro al pacco. Questa è una, come potete vedere già dall'immagine, è una valigia praticamente d'alluminio per poter mettere all'interno un disco da 3,5 pollici che praticamente io utilizzo come backup di tutti i miei materiali. Io faccio sempre duplice copia di tutti i materiali, una volta terminato il lavoro e messo in archivio faccio una cartella d'archivio che pesa intorno ai 2 tera e faccio due hard disk uguali che poi vanno infilati qui dentro e qui dentro poi vengono conservati. Questa è la valigetta. Come potete vedere è una valigetta che può custodire fino ai 10 hard disk da 3,5 pollici, tutta quanta in gomma all'interno, così da poterli tenere in sicurezza. E infine, dopo tanta roba che ho da provare in pratica, mi arriva questa. Questo è un ufficio stampa, so già chi è perché doveva arrivarmi lunedì, oggi è venerdì, voi per questo video probabilmente lo vedrete martedì, e sì, un nuovo orario per un nuovo video e probabilmente vedrete più di un video a settimana per il periodo estivo. Sto provando a organizzarmi e se ci riesco sarà così. Per ora questa settimana avete due video da vedere. Opla. Questa è stata un po' difficile da avere perché è stata richiesta parecchio da tutti e quindi Canon, perché parliamo di Canon, solo è riuscita a inviarmela. Infatti non ha neanche la scatola, perché è una macchina che ha fatto, che ha viaggiato parecchio. Che cosa sarà mai? Sì. Allora, troviamo un caricabatterie. Troviamo un corpo macchina, ma quello lo prendiamo subito dopo. Qui troviamo un obiettivo. Vabbè, è un 18-40, è un 15-45, però dovreste riconoscerlo perché questo è per le mirrorless. Quindi se questo è per le mirrorless, io qui che corpo ho? Beh, amici, la M50, la nuova mirrorless di casa Canon, che praticamente promette di essere la miglior mirrorless più economica in commercio. Ed è questo il fattore principale, lo schermo che si ribalta, perché con il suo prezzo, con il suo peso e con le sue caratteristiche potrebbe diventare la reflex più adatta ai vlog. Ma ne parleremo in un video apposito. C'è la batteria, c'è la batteria. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se avete delle domande su tutto quello che vi è arrivato, potete scrivermi qui nei commenti oppure contattarmi su Instagram. Ed anzi, seguitemi anche su Instagram. Vi lascio in descrizione la maggior parte dei link dei prodotti che mi sono arrivati. Cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.